Allora, buongiorno. Questo è un appuntamento importante. Lo stavamo attendendo da tempo e credo che anche la città lo stesse attendendo. Si tratta della presentazione del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, ed è per noi un punto di orgoglio perché finalmente siamo riusciti a mettere insieme, a fare un master plan di tutte quelle che sono le opere infrastrutturali sulla città. Ed è una cosa mai fatta a Roma, mai avvenuta, perché di fatto quello che stiamo avviando è una riorganizzazione di un'intera città dal punto di vista della mobilità. Chiaramente come funziona, vi sarà spiegato poi in dettaglio, dai miei colleghi che sono qui, però la parte importante è la partecipazione. Abbiamo, seguendo quelle che sono le linee europee, abbiamo voluto implementare molto uno strumento che consentisse all'amministrazione di dialogare con i propri cittadini per capire quali fossero i bisogni della città e per rispondere adeguatamente alle richieste che vengono fatte. Per cui ci sarà la possibilità su questo portale di proporre delle opere, dare la propria preferenza, commentarle, modificarle e l'amministrazione avrà poi il dovere di prendere in considerazione quelle proposte maggiormente votate, iniziare a valutarne, capire la fattibilità. È un po' quello che in piccolo è stato fatto senza portale per la funivia urbana, la funivia che di fatto ci è stata proposta già nel 2010 da un'associazione di cittadini della zona di Casalotti di Roma, i quali cittadini sostanzialmente sono imprigionati all'interno del loro quartiere, che è quello di Casalotti, perché c'è una via, la via di Boccea, che è molto stretta e che non è ulteriormente ampliabile, quindi sostanzialmente questi cittadini sono prigionieri del traffico. Hanno lanciato un'idea qualche anno fa, noi l'abbiamo raccolta questa idea e nel momento in cui siamo entrati qui in comune abbiamo deciso di sottoporre questa idea agli uffici e gli uffici l'hanno studiata. Esattamente questo è un po' il meccanismo, quello diciamo era, possiamo dire un prototipo, ma questo è un po' il meccanismo che poi sta alla base di questo piano. Una partecipazione che ha origine da quelle che sono, in quelle che sono le idee e le necessità dei cittadini. Forse un'amministrazione questo deve fare, ossia all'interno di un progetto chiaramente più ampio, però ascoltare chi la città la vive tutti i giorni, chi i disagi li vive tutti i giorni. Tra l'altro noi amministratori siamo comunque dei cittadini, quindi abbiamo noi stessi delle esigenze, delle idee, delle difficoltà, quindi questo contributo a più livelli permetterà di migliorare sicuramente il disegno sulla mobilità. Inoltre, perché è qui anche l'assessore Montuori che si occupa di urbanistica, perché quando parliamo di mobilità noi non parliamo solamente, e banalizzo, di autobus, di tram, di corsie e piste ciclabili, parliamo anche di come le persone si spostano all'interno di una città, cioè il concetto di base è come è disegnata la città e come la mobilità può integrarsi, perché la mobilità serve ai cittadini, è qualcosa in teoria di accessorio. E allora noi dobbiamo necessariamente unire le competenze dell'assessore Meleo e dell'assessore Montuori, perché noi ci troviamo peraltro di fronte a una città che in realtà dagli anni 60 è un po' cresciuta in maniera spontanea, soprattutto nelle periferie. E questa spontaneità talvolta non è stata accompagnata da una riflessione profonda sul modo di raggiungere queste periferie, o comunque diciamo che le esigenze nel corso degli anni sono anche cambiate, la dimensione della città è aumentata, il numero di persone che vivono e che frequentano la città anche senza essere residenti è aumentato vertiginosamente. Le statistiche ci dicono che a Roma si muovono ogni giorno circa 4 milioni, 4 milioni e mezzo di persone. Probabilmente la città che era stata pensata, se lo è stata, ma per un numero minore di persone, oggi si trova ad affrontare uno scenario completamente diverso. Quindi questo piano ci serve per ridisegnare la città, armonizzarla alle attuali esigenze e contingenze e lo vogliamo fare insieme ai cittadini.